Bellissimo, cosa ci hai suonato? Questo è un bellissimo brano del periodo rinascimentale del compositore inglese John Dowland, Tarleton Resurrection, naturalmente trascritto per la chitarra classica, dal liuto. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Polinote Music Room, un'altra volta qui dal Caffè Letterario di Pordenone. È uno spazio polifunzionale, un luogo di incontro e di scambio che ospita alcune delle nostre interviste. Oggi abbiamo il grande piacere di intervistare un musicista che viene da molto lontano, un chitarrista che negli anni ha dato e continua a dare un grande contributo alla chitarra classica e alla sua didattica, sia qui sul nostro territorio che all'estero. È qui con noi Josué Gutiérrez. Grazie Andrea. Molto Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Tu come stai? molto bene. Forse sembrerà scontato per il nostro pubblico, no? Ma credo che sia abbastanza ovvio che dai tuoi lineamenti tu sei nato nel nord Europa, giusto? Sì, Certo, in Islanda occhi sicuramente. azzurri, capelli. Tinti Esatto. naturalmente. Vuoi parlarci un po' delle tue origini? Allora, intanto il mio nome completo è molto più lungo. Mi chiamo Josué Noé Gutiérrez de la Cruz, perché nella tradizione messicana, che prende prestito da quella spagnola, usiamo due nomi e due cognomi. Quindi, naturalmente per questioni artistiche uso solo il primo nome e il primo cognome. Sono nato in Messico, nel sud del Messico, in una regione molto bella chiamata Chiapas, nel 1978. Va bene. Vorrei iniziare questa intervista chiedendoti un po' dei tuoi inizi, insomma, della tua infanzia, del tuo primo approccio alla musica. Qual è stata la scintilla che ha Beh, fatto allora, nascere la la tua passione? mia infanzia in realtà è stata un'infanzia per certe cose molto spensierata. Mi identifico un po' con quel verso di De André. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani perché effettivamente anch'io ero così. Sono cresciuto sugli alberi di fronte a casa mia. Anche se un contatto con la musica c'è stato, diciamo sempre, no? Mio papà ha sempre ascoltato musica classica e da piccolo ho cominciato ad ascoltare Bach. Ricordo un bellissimo disco con il concierto di Aranjuez in un lato e nell'altro musica rinascimentale, appunto trascritta per la chitarra classica, da cui mi sono innamorato subito. Poi un primo contatto con la musica strumentale è avvenuto, penso, con la scuola media. Quando ho cominciato a suonare il flauto, la tastiera in modo molto spartano, da autodidatta, e un po' alla volta anche la chitarra classica, che è stata quella a catturarmi definitivamente. E quella proprio come l'hai conosciuta, come sei entrato in contatto con la chitarra classica? Quella perché a scuola c'era un gruppetto, anche dove suonavamo le tastiere, i flauti e anche qualche chitarrista. E all'epoca un po' catturato anche da queste bellissime sonorità, sai, gli accordi delle musiche di moda, e da lì un po' mi sono avvicinato. Quindi all'inizio soprattutto tramite la musica rock. Poi quando ho cominciato un percorso diciamo più strutturato in conservatorio verso i 15-16 anni, lì ho scoperto di nuovo, riscoperto la musica classica, diciamo. Beh, certo che è un bel salto quello diciamo dal gruppetto delle medie, dalla musica rock, musica popolare, poi a quello diciamo, di un percorso più strutturato e più accademico. Qual è stato l'anello di Ma in congiunzione? realtà penso un po' alle conoscenze. Da questo punto di vista forse ero un ragazzo un po' con interessi diversi, no? Quindi mentre tanti parlavano della discoteca, di andare a bere la birra, pensavo sempre a suonare, no? E anche a scuola media, poi al liceo mi portavo sempre la chitarra con me e ho sempre incontrato gente che coltivava questo tipo di passione e quando potevo andavo a ascoltare anche qualche concerto di musica classica. E finalmente, appunto, verso i 16 anni ho voluto intraprendere questo percorso e da lì ho sempre avuto le idee molto chiare riguardo questo sogno che sarebbe poi diventato il mio sogno di vita, Eh no? sì, eh sì. E dove hai intrapreso questi studi, accademici? Ho iniziato, nella scuola di musica locale, nella mia città Tuxtla Gutiérrez, dove ho studiato, scusa, per un anno e mezzo. Successivamente sono andato
nella facoltà di musica dell'Università Veracruzana fino al 1998, dove ho studiato con un bravissimo insegnante, Cuthberto Corroba, e poi finalmente il grande salto a questa parte del mondo. A proposito di questo grande salto, nel 1998 avviene l'incontro con Paolo Pegoraro, giusto? Esatto. Che era in Messico per una sua tournée. Raccontaci un po' di questo incontro che poi è stato folgorante. Beh, questo sì, è stato folgorante, penso che sia questa la parola giusta. Paolo l'ho conosciuto in un festival bellissimo, il Festival di Morelia, che è una città nel centro del Messico, dove lui si trovava per una tournée di concerti, di masterclass, e lo ricordo come se fosse oggi, no? Eravamo in tanti a seguire queste lezioni, questi concerti. Poi una sera siamo andati a sentire il suo concerto, e eravamo molto colpiti da questo modo così diverso, così bello e profondo di fare musica, carica di una profondità, di contenuti molto, molto sentiti, diciamo, no? E il giorno dopo abbiamo avuto la conferma, insieme a vari altri studenti, di questo validissimo musicista, incredibile, no? Incredibile, perché non avevamo mai sentito niente del genere in Messico. Durante le sue masterclass abbiamo appunto potuto constatare che era anche un insegnante meraviglioso, oltre ad un bravissimo musicista, e da lì è partito poi l'invito per venire nel 98, all'inizio un mese, nell'allora Accademia Tarrega, nel mese di ottobre. Mi si è aperto un mondo, nel senso che venendo in Italia a studiare con lui e anche con Stefano Viola, che era l'altro insegnante incredibile con cui collaboravano insieme, ho capito che la mia vita doveva fare questo salto di qualità. E dovevo venire quindi a studiare in Italia, da loro, insomma. Quindi sei venuto inizialmente per un mese? Per un mese, sì. Sei tornato in Messico e poi hai deciso di fare... Sono tornato in Messico per un anno e poi ho deciso che la mia vita doveva proseguire qua. Caspita. A proposito di questo è stato veramente un salto grandissimo, no? Non solo geografico, ma proprio anche sì, di vita, culturale. Parlaci un po' di questa avventura, di questo trasferimento qui in Italia. Quali sono state le tue esperienze all'inizio, anche umane, no? Ma penso che sia stata sicuramente una delle scelte più forti, più radicali della mia vita, ma anche una delle più belle, perché venire in Italia sicuramente ha comportato per me una crescita, un ingresso nel mondo adulto completamente diverso rispetto a come sarei rimasto in Messico. Sono venuto appunto che avevo 19-20 anni. E sicuramente è stato uno shock da tantissimi punti di vista, sia già da quello climatico, perché in Messico o fa più caldo o fa caldissimo, no? Non ci sono vie di mezzo. Sì, mi ricordo il primo inverno qua, queste temperature attorno allo zero, cose per me mai vissute prima, no? Anche chiaramente dal punto di vista culturale è molto diverso, perché anche se negli anni ho scoperto, no, ho confermato tantissime volte che la gente è bellissima in qualsiasi luogo del mondo, e gli approcci sono diversi e bisogna capire in quale modo questa bellezza può essere appresa, no? Quindi, sai, in Messico la gente è molto calorosa, molto sciolta, qui forse un pochino più riservata, quindi c'è stato questo scontro iniziale, no? Sicuramente dal punto di vista linguistico, perché per me questo ha significato imparare una lingua diversa. E per certe cose, per un avvicinamento anche abbastanza simile, ma quando si va in profondità, con una ricchezza, con una profondità diversa, diciamo, ecco. Tra l'altro mi dicevi che ti sei veramente appassionato tanto alla lingua italiana, alla letteratura, anche grazie a degli incontri, no? Sì. Significativi. Ad esempio, quando sono entrato in conservatorio, la prima esperienza in conservatorio è stata a Castelfranco Veneto. E anche lì ho dei ricordi bellissimi. Avevamo questa insegnante di lingua per stranieri, Raffaella Giuseppetti, la quale, quando ha visto che insieme a Maurizio quella volta, no, un altro mio collega con cui siamo venuti dal Messico insieme, riuscivamo già a parlare, ad esprimerci abbastanza in italiano,
siamo riusciti a trasformare questo corso di lingua per stranieri in un corso di storia della letteratura italiana. Quindi per 6 anni abbiamo fatto questo percorso meraviglioso, davvero, dove siamo partiti da Dante, da Jacopone, da Todi, fino a finire, per finire con i simbolisti, primo Novecento, eccetera. Quindi questo veramente è stata una spinta, no? Per questo mio innamoramento della lingua, che poi è sfociato anche nel tentativo di scrivere poesia, prosa, in italiano, ecco. Sì, perché hai anche tanti altri interessi oltre alla musica, poi dopo magari ne parleremo. Anche raccontaci un po' di come vedevi Pordenone 20 anni fa, perché credo fosse una città piuttosto diversa. Sì, sicuramente molto diversa appunto a come oggi, no? Però comunque dall'inizio ho avuto questa visione di una città molto bella, molto rinata, molto pulita. Sicuramente in questa bellezza anche molto marmorea, se vogliamo, no? Per gli occhi di un messicano appunto appena arrivato, era comunque è stato un incontro molto bello, molto particolare, molto forte, diciamo, no? Sì. Hai citato, poco fa hai citato Maurizio Gonzalez, nostro amico e collega. Maurizio, insieme a te e a Rodrigo Herrera, ha fatto parte del Trio Nahual, che credo sia stata una delle tue esperienze musicali più significative, insomma, da quando sei qui. Parlaci un po' di... Sì, sicuramente con loro siamo arrivati intorno a quegli anni, 98, 99, 2000, un po' come modo di, come tentativo di mantenere un po' questa unione anche tra stranieri appena sbarcati a Pordenone. Abbiamo cominciato messicanità, no? Sì, la messicanità, ecco. Abbiamo cominciato a suonare insieme e fino a subito abbiamo scoperto un'intesa molto forte, no? Che si è tramutata in questo trio con cui abbiamo avuto un'attività di circa 15 anni e Aspetta. Penso sia stata l'esperienza artistica più bella fino a questo momento, no? Nella mia vita, come dicevi prima. È molto, molto significativa, molto prolifica tra l'altro, perché si legge dal vostro curriculum avete vinto 12 premi, 12 primi premi nei concorsi internazionali, avete fatto concerti non solo qui in Italia ma anche all'estero, in diversi paesi, quindi è stata veramente un'esperienza importante, anche la pubblicazione di diversi dischi, no? Diciamo che è vero, sì, su una quindicina di concorsi abbiamo vinto appunto 12 primi premi e il resto secondi, ecco. Fino all'inizio è andato molto bene, sì. Penso che la cosa che piacesse di più era forse questa grande sintonia che c'era tra noi. Il complimento più frequente, ma anche quello che più ci piaceva ascoltare, era quello di sentire, di avere l'impressione di sentire un'unica chitarra, no? Poi noi studiavamo tantissimo insieme, tutti i giorni, 6 giorni a settimana, per ore e ore e ore. E c'è da dire che poi avevamo dei maestri incredibili che ci formavano con tantissima passione e anche questa passione sicuramente è stata appresa, no? E abbiamo cercato anche noi di riportarla. Devo dire che, insomma, da chitarrista cioè sappiamo che la chitarra nell'ambito, nel panorama musicale non gode di una fama particolarmente alta in confronto a strumenti ben più blasonati come il pianoforte, il violino. Voi vi siete confrontati appunto con musicisti di questi altri strumenti e avete vinto in concorsi dove c'erano ensemble appunto prestigiosi. Sì, ecco, gli ultimi concorsi che facevamo erano concorsi cameristici internazionali dove appunto ci si confrontava piuttosto, no? con gruppi da tutto il mondo e questa era un'esperienza molto bella. C'è da dire che avevamo anche questo senso un po' di missione, se vogliamo chiamarlo così, no? In questo particolare momento storico, di riportare alla chitarra anche questa sorta di dignità, no? Uno strumento certo. Che può essere all'altezza, come si diceva prima, del pianoforte, del violino, in grado di produrre musica
di qualità, con dei contenuti belli, insomma. Dire che ci siete riusciti, insomma. Al di là del trio, hai svolto anche un'intensa attività solistica, no? Sia come concertista, ma anche come didatta. Quali sono i tuoi ricordi più belli? Allora, più che come solista, io forse mi considero più un camerista. A me piace moltissimo collaborare con le persone, no? E mi piace moltissimo, ad esempio, suonare con i miei allievi, sia a lezione che in concerto, no? Ho dei bellissimi ricordi di questi ensemble che abbiamo fatto negli ultimi anni, per dirti l'Enarmonia Junior, che era uno degli ensemble appunto costituiti lì all'interno della Segovia Guitar Academy, ma cose anche un pochino che spaziano un po' di più, no? Ho questo bellissimo ricordo ad esempio dello spettacolo fatto lo scorso agosto insieme a Carla Manson, carissima amica e bravissima attrice, con cui abbiamo fatto questo spettacolo appunto basato nella lettura di testi di Shakespeare e Cervantes, accompagnati con la musica di questo periodo musicale. Sì. Ho citato la didattica perché questa credo che sia un'attività centrale oggi, no? Nella tua vita, è un'attività che svolgi con grande impegno, con passione. Raccontaci un po' com'è nata questa passione. Qui c'è da dire che nella mia famiglia ci sono sia molti artisti che molti insegnanti. Mio padre, ad esempio, da giovane era un attore, ha vinto anche un primo premio a livello nazionale in un concorso di teatro con la sua compagnia. In più, lui, come mia mamma, come mio fratello, come io adesso, come i miei zii, sono tutti degli insegnanti, e da loro ho questi ricordi bellissimi, proprio anche lì di tanta passione, di tanta dedizione. Proprio la missione, ecco, no? Il fatto di prendersi questa responsabilità nella cura delle persone che stanno crescendo. E questa cosa credo di averla presa, no? Nel senso che le due cose che più mi piacciono sono sia la musica che stare con i ragazzi, quindi in questo caso attraverso l'insegnamento riesco a convogliare queste due passioni, diciamo. Coniugarle, no? Certo, sì. Certo. Tra l'altro è un'attività didattica che si declina in varie forme, no? Sì, la tua, sì. Perché sia nella docenza ai bambini, ma anche masterclass, seminari, insomma, spazi veramente tanto. Quali sono le sensazioni che ti suscita ciascuna di queste realtà, no? Ma, della didattica? Diciamo che effettivamente la mia attività per quanto riguarda la didattica è principalmente l'insegnamento della chitarra classica, no? Uh-huh. E spazio anche con l'insegnamento della musica da camera e, come dicevi prima, cose un po' più attività più ampie, ad esempio faccio dei corsi, dei seminari, delle masterclass anche all'estero, in cui parlo anche dell'insegnamento della chitarra, soprattutto nei primi anni. Per dirti un esempio, no? Dovrò andare in Repubblica Ceca a luglio, Covid permettendo, per parlare anche di questo, no? dell'importanza della musica da camera nella formazione di ragazzi nei primi anni, ad esempio una piccola conferenza. No? Certo. Uh-huh. A tal proposito, qual è la tua visione della didattica chitarristica in questo momento? Cosa pensi, quali pensi che siano i suoi punti di forza, le sue debolezze, le cose su cui c'è bisogno di lavorare? Allora, per rispondere a questa domanda, forse devo un attimo anche osservare me stesso, no? Infatti quando mi capita di fare un seminario, una conferenza, parto sempre dicendo che quello che posso condividere in quel momento corrisponde in un certo senso ad una fotografia di quella che è la mia visione in questo particolare momento della mia vita, no? Sicuramente diverso a quello che pensavo un anno fa e sicuramente diverso da quello che penserò tra un anno, quindi c'è sicuramente un'evoluzione, e questa evoluzione mi porta sempre di più a voler capire il valore assoluto della persona che ho davanti in ogni momento, no? Quindi la musica, sono convinto,
sempre di più, no? Può essere uno strumento potentissimo perché questa persona possa riscontrare, ritrovare questo valore, esserne consapevole e esprimerlo. In questo caso attraverso la musica, ma la musica diventa uno strumento per qualcosa di più grande. Esatto, sì, cioè la didattica chitarristica in questo caso proprio come strumento per la valorizzazione dell'essere umano, sì. No? La scoperta delle tue qualità, delle tue capacità, la capacità, esatto, di apprendere. No? Esatto, sì. Abbiamo fatto esperienza anche assieme di questo. Un aspetto molto particolare della tua esperienza, diciamo anche della nostra esperienza, è proprio quello di essere cresciuto in un ambiente molto molto fervido, no? Attorno alla figura del maestro, di Paolo Pecoraro, ma anche di Stefano Viola, no? Questa sorta di vivaio che poi ha dato luogo a quella che oggi è la Segovia Guitar Academy, no? Quindi hai avuto tanti compagni di viaggio, tante esperienze da questo punto di vista. Raccontaci un po' com'è questa realtà. Sì, effettivamente è una realtà molto bella, a cui io sono tanto grato perché mi ha arricchito tantissimo, no? E sicuramente, come dicevi prima, no? Il fatto di essere cresciuti in un certo senso insieme, prima come allievi, poi come colleghi insegnanti, ci ha permesso questa condivisione costante, no? E questo arricchimento reciproco. E lo sai molto, no? Lo sai perché parliamo sempre tanto di questo, no? Questa condivisione di esperienze poi ci permette di essere più completi nel momento in cui noi andiamo a rapportarci con un allievo. E da questo punto di vista a me piace moltissimo la filosofia che abbiamo a scuola, la Segovia Guitar Academy, perché come è scritto un po' in questa nostra missione, ogni ragazzo che entra è importante. Cerchiamo quindi di metterci a disposizione con la nostra esperienza di vita per arricchire questo ragazzo, in modo che, come dicevo prima, lui possa poi arricchirsi di se stesso, no? Di quello che lui scopre di poter dare attraverso, in questo caso, attraverso la musica. Personalmente ho imparato moltissimo da tutti loro, da te, da Angela, la nostra direttrice, che come sappiamo è una didatta meravigliosa, con un cuore immenso. E con l'esempio ci sporona sempre, no? a dare il meglio anche noi. Devo dire come nota personale che io sono arrivato un po' dopo di te. La cosa che mi ha veramente colpito incontrando questa realtà, qualcosa che non avevo mai visto prima, no? È stata proprio questa comunione, questa condivisione, innanzitutto sì, della filosofia didattica e della filosofia, insomma, della chitarra, no? Ma soprattutto l'assenza di competizione, l'assenza di giudizio. Ho trovato un ambiente molto ricco di collaborazione, di desiderio di condivisione. Questa cosa mi ha veramente illuminato, no? mi ha acceso il cuore, perché non avevo mai visto una realtà del genere. Ricordo i primi incontri con te, con Rodrigo, con Andrea Andriani, gli altri, Maurizio, Alberto, insomma, è stata veramente un'esperienza illuminante, e penso che questo dia veramente una marcia in più, sia il valore aggiunto che una scuola come questa possa offrire, perché l'assenza di giudizio permette un confronto che sia sempre arricchente, no? Sì, proprio un dare fiducia, no? E voler appunto arricchirsi, e da questo punto di vista sì, sono molto contento anch'io, no? Di questo intento di volersi bene, di crescere insieme, e di crescere insieme ancora, come stiamo ancora facendo, appunto. Esatto. Beh, al di là della musica e della didattica, so insomma che hai anche tante altre passioni, tanti altri interessi. Raccontacene qualcuno, dai. No, come ti dicevo prima, no? Mi piacciono altre cose, no? Nel senso che io sono convinto che, per quanto la musica sia la mia passione più grande insieme all'insegnamento,
è importante avere più passioni, no? Avere più canali attraverso i quali uno possa esprimersi in diversi momenti, quindi almeno per me è così. Cerco di approfondire più cose, no? A me piace in particolare, piace moltissimo disegnare, ad esempio mi piace molto disegnare nel quaderno degli allievi, così che il metodo che stiamo costruendo diventi un po' un album di fotografie di ogni lezione. Bellissimo. Nella quale appunto faccio qualche disegnetto come premio, come stimolo. Mi piace molto fotografare, un'altra passione ereditata da mio padre. Mi piace moltissimo scrivere, sia in spagnolo che in italiano. Anche questo è un po' un riflesso della famiglia, no? Uh-huh. Mio papà era insegnante di letteratura, adesso in pensione, e ha condiviso con me questo enorme rispetto per la lingua, in questo caso lo spagnolo. L'importanza di coltivare la parola così che possa essere veicolo del proprio pensiero. E poi quando ho scoperto questa meraviglia che è la lingua italiana, tento di... E dire molto bene. Sì, di riproporre questo rispetto anche qui, no? Ecco, sì. Dire molto bene, non è solo Grazie. Un tentativo, è proprio un successo. Un altro aspetto molto importante della tua vita personale è stato l'incontro con il buddismo, no? Ci vuoi parlare un po' di questa esperienza, come ha cambiato la tua vita, come l'ha arricchita? Sì, diversi anni ormai, nel 2009. Questa esperienza con il buddismo è arrivata in un momento in cui ero alla ricerca di risposte per la mia vita, no? Domande molto profonde. Ecco, forse sono stato sempre una persona un po' esistenzialista, no? Nel momento in cui finivo il mio percorso di studi in conservatorio, in cui cominciavo a vedere me stesso anche non più come uno studente di musica, ma come un giovane adulto che cercava di... che poteva finalmente aprirsi uno spazio nella vita, no? In quel periodo è arrivata questa risposta che mi è piaciuta molto, che conferma anche tante intuizioni, credo, belle che ho sempre avuto, no? Ecco, alla base del buddismo potrei dire che c'è questa profonda convinzione. Siamo tutti delle persone bellissime. Siamo tutti persone dotate con un potenziale enorme, immenso, per fare qualcosa di molto bello, di molto positivo con la propria vita, e questo potenziale brilla di più quando viene dedicato anche ad una missione più profonda, che è quella, diciamo, dell'altruismo, no? Nel buddismo, cito un termine un po' particolare, bodhisattva, no? Il bodhisattva, che è la figura di riferimento in questa forma di buddismo, è la persona che capisce di avere questo potenziale per essere profondamente felice, per avere una vita piena di valore, ma capisce anche che questo valore brilla al massimo quando viene anche donato agli altri, perché anche le altre persone possano essere consapevoli di questo grande valore, di questa grande ricchezza che portano ognuno dentro. Bellissimo, sì. È una scoperta del proprio valore, no? Cercare il valore in sé e non, sì, e non al di fuori, no? Negli altri o nelle interazioni con il mondo, ma trovare il centro in se stessi per poi poterlo esprimere e illuminare, no? Sì, diventare una sorta di sorgente di luce, una sorgente luminosa che si espande. Ecco, sì, sì. Anche questo termine, no? Forse è anche difficile da capire, illuminazione, no? Mm-hmm. Illuminarsi non significa nel buddismo, no? Accendere la lampadina. Acquisire dei poteri magici o speciali, ma semplicemente essere consapevoli di questo potenziale, di questo valore enorme, ma è un valore che può essere appunto destinato al bene, no? Quindi ogni persona ha questo valore, però come dicevo prima si manifesta quando aiutiamo anche gli altri a farlo, no? E questo è molto bello perché non c'è da questo punto di vista una differenza tra l'aspetto spirituale e l'aspetto quotidiano della nostra vita, no? Questo valore viene
proprio viene applicato nella vita di tutti i giorni. Nel mio caso la musica può essere un mezzo per creare valori, l'insegnamento, no? Il fatto di aiutare i bambini a scoprire questo potenziale immenso, no? Che c'è in loro, nell'interazione con gli amici, con certo. i compagni buddisti, con la famiglia. Ecco, in ogni aspetto della nostra vita possiamo manifestare questo valore, ecco. Bellissimo, bellissimo, sono molto d'accordo. Quali sono i tuoi progetti attuali, progetti futuri? Cosa ci riserverà il futuro? Ma effettivamente è un periodo di tanti progetti, no? E devo dire che nonostante la difficoltà del periodo c'è tanto movimento anche nella mia vita e sono anche molto contento di questo. Credo anche che sia il frutto di una lettura diversa di questo momento storico in cui siamo sommersi uh-huh. adesso, no? Sicuramente sto sperando che ci sia di nuovo la possibilità di suonare, di condividere il palcoscenico con gli amici. In concreto, da giugno-luglio, avrei una piccola tournée, se vogliamo chiamarla così, nel senso che vado in Slovenia prima per dirigere un'orchestra di chitarre, un laboratorio orchestrale. Poi mi sposto in Repubblica Ceca, come dicevo prima, per tenere una piccola conferenza sul valore della musica da camere nella vita dei ragazzi e anche per dirigere anche là un laboratorio orchestrale che sfocia in un concerto finale in questo bellissimo festival che è il Festival di Mikulov, uno dei più importanti sì. appunto in Repubblica Ceca. Si vedrà poi quali altre opportunità arrivano, ecco. Certo, certo. Beh, dai, l'importante è che anche in questo periodo, nonostante questo periodo, insomma, la musica non si fermi, portiamo sempre avanti la nostra attività e questa bellezza, no? Josué, ti ringrazio tanto per il tuo tempo, per questa meravigliosa intervista. Ringrazio tutti voi per aver seguito questa intervista. Ringraziamo la cooperativa Polinote nella persona di Giulia Romanin, i direttori artistici di Polinote Music Room, Luca Colussi e Giovanni Truant. Ringraziamo ovviamente il Comune di Pordenone e l'Associazione Sviluppo e Territorio, lo studio grafico Interno 99 e Davide Pettarini della cooperativa Claps per il supporto tecnico. Un ringraziamento particolare va a Claudia Casula per la meravigliosa ospitalità qui al Caffè Letterario. Io sono Andrea Angius e vi do appuntamento al prossimo incontro di Polinote Music Room. Josué, ci vuoi salutare con un ultimo brano? Volentieri. Vi suono una bellissima fantasia, sempre di John Dowland, conosciuta popolarmente come la fantasia numero 7.